aprile sarà una giornata indimenticabile. Allora, dalle 3 alle 21 e oltre, con spettacoli che ci sono fuori, l'Oberdan, che è questo spazio della provincia di Milano della cultura, dell'assessorato alla cultura, si trasformerà in un hub telematico, un hub di cultura, che esprimerà cultura, produrrà cultura, con più di 30 associazioni che hanno partecipato a questo evento sul tema degli spazi e la cultura e che opereranno nel territorio. L'Oberdan raccolterà tutte queste voci attraverso la web TV, in particolare con collegamenti, interventi, domande, pubblico presente, pubblico fuori, eccetera, e quindi si creerà qui all'Oberdan una sorta di studio telematico televisivo che metterà in risalto quello che le associazioni per Metro Cult, che è questo progetto della provincia di Milano della cultura, ha elaborato, comunicheranno al pubblico presente, entreranno in interazione col pubblico presente, quindi ci saranno praticamente collegamenti, ospiti, interventi importanti, discorsi centrali, strategici, importanti, politica culturale sul tema in particolare degli spazi, con l'obiettivo di creare una rete della cultura. È nata dall'idea di fare cultura in un modo totalmente nuovo in un'area metropolitana, cioè di dare importanza a tutte quelle associazioni, gruppi creativi, anche persone singole che quotidianamente lavorano con spazi culturali o con attività culturali nei quartieri e della metropoli, della città di Milano, ma della metropoli milanese. E abbiamo pensato di riunirli tutti inizialmente, intanto in uno spazio virtuale che è un ambiente di rete dove quotidianamente loro si incontrano, si scambiano idee, fanno vedere le cose che fanno, presentano filmati, fotografie, immagini delle loro attività, ma anche progettano insieme delle nuove attività. E periodicamente questa comunità che si è creata si incontra anche fisicamente. Allora il 18 aprile, durante Metro Cult Day, qui in Spazio Oberdan, allestiremo una specie di punto di incontro sia fisico sia virtuale di tutto quello che succede anche in tanti punti della città e dell'area metropolitana, dove questi gruppi organizzano piccoli spettacoli, performance, installazioni, momenti in cui mettono al centro della loro riflessione il problema degli spazi per la cultura nell'area metropolitana e nelle grandi aree urbane. Spazi che sono sempre troppo pochi, perché molte di queste associazioni non hanno un luogo dove stare, eppure ci sono tanti spazi in disuso. Il mio ruolo nel Metro Cult è il ruolo di un operatore dello sviluppo locale che lavora anche con i sistemi culturali. Questo è un aspetto molto importante, in quanto la cultura è una leva potentissima per lo sviluppo delle città, per l'attrattività delle città. Nelle esperienze europee di altre città si è dimostrato che partire da eventi culturali o dall'aggregazione culturale attira talenti, investimenti, imprese e tutto un dispiegarsi di eventi culturali che ravvivano la città. Il secondo aspetto è che questo progetto mette insieme gli attori. Allora, la massa critica di coloro che si occupano di cultura porta all'evidenziazione del progetto che interviene direttamente sui territori.